Questo video illustra come realizzare la verifica della legge di proporzionalità all'inverso del quadrato per l'intensità luminosa mediante un sistema di acquisizione dati PASCO Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un sensore di intensità luminosa, non il modello ad alta sensibilità, consigliamo quello a sensibilità standard, un doppio decimetro e una lampadina comunissima, tipo quella delle torce elettriche. È assolutamente essenziale per la buona riuscita dell'esperimento che la lampadina sia alimentata a corrente continua, mediante un alimentatore o mediante batterie, non a corrente alternata. In questo caso la sua intensità varierebbe nel tempo. È ovviamente necessario anche un computer per far girare il software dell'interfaccia. La procedura sperimentale è abbastanza evidente. Il sensore di luce si trova ben allineato con la lampadina e alla stessa altezza, per evitare errori parallattici, e rileva l'intensità quando viene spostato di un centimetro alla volta. È poi il software a fare tutti i calcoli necessari. La preparazione del software avviene selezionando dalla lista dei sensori analogici che compare trascinando l'icona sensori analogici sul canale A, sensore di luce, ok, e selezionando dalle opzioni di campionamento misura secondo tastiera, cioè il computer non esegue le misure regolarmente nel tempo, ma ogni volta che gli viene fornito un particolare parametro dalla tastiera. Inserite appunto come parametro distanza dalla sorgente e come unità di misura centimetri. Ok. Le condizioni ideali per condurre l'esperimento sono il buio assoluto o comunque una luce fortemente attenuata. In caso contrario, la luce ambiente può produrre una sorta di offset, di sfasamento nei dati che vengono raccolti. Questo offset si può togliere via software, ma risulta particolarmente complicato. È quindi meglio raccogliere dei dati puliti lavorando al buio o quasi. Prima di cominciare le misure, è necessario stabilire a quale distanza dalla lampadina il sensore si satura. Per farlo, utilizzerete uno strumento di tipo digitale che ottenete trascinando l'icona digitale su quella del sensore di luce, la lampadina, e cominciando a raccogliere i dati, ma non col tasto registra o alter, bensì col tasto mon, monitora, oppure altm. Così facendo il sistema sta raccogliendo dati e li mostra sul video in tempo reale, ma non li memorizza. Il sensore di luce PASCO esprime l'intensità come percentuale della propria saturazione, non è quindi una misura in lux o in lumen. Accostando per esempio il sensore allo schermo luminoso del computer si vede il valore salire. Tenendo d'occhio il display sul computer, spostate il sensore rispetto alla lampadina fino a raggiungere il valore di saturazione. Tale valore, a seconda del modello di sensore, può non essere 100. In molti sensori è un valore di poco superiore a 40. Questo non ha alcuna importanza, in quanto via software, volendo, si può normalizzare a 100, ma comunque la verifica può essere fatta in ogni caso. Potete eventualmente giocare sull'intensità della lampadina se utilizzate un alimentatore regolabile. In linea di massima è meglio lavorare con una lampadina abbastanza intensa, così facendo la luminosità di fondo, se non siete in buio assoluto, darà meno fastidio, percentualmente. Cominciate ora a raccogliere i dati con Alt-R sulla tastiera oppure registra dal menu Experiment. Come prima distanza impostate quella che avete trovato come distanza di saturazione o un paio di centimetri in più. Nel nostro caso abbiamo trovato 15 centimetri e quindi la nostra prima misura avviene a 15 centimetri. Misura ora.
Come distanza successiva impostiamo 16 cm, cioè ci allontaniamo di un centimetro, spostiamo effettivamente il sensore di un centimetro e di nuovo misura ora. Il sistema ora ha capito il passo e ci chiede di portare il sensore a 17 cm dalla sorgente. Lo spostiamo, misura ora e così via fino a che il valore non arriva vicino a zero. Una volta terminato potete vedere i vostri dati trascinando l'icona tabella su quella del sensore e chiedendo di visualizzare un'altra colonna con il tasto aggiungi colonna, quella di distanza dalla sorgente. Ecco qui intensità e distanza. Ovviamente si può già fare qualche conto su questi dati. Con Science Workshop, tuttavia, potete fare molto di meglio. Richiamate l'utility calcolatore. Questo accessorio vi consente di definire nuove grandezze da quelle che il sistema ha misurato. E noi andiamo a scrivere proprio sulla tastierina 1 diviso, scegliamo tra le grandezze che stanno nella lista input, cioè quelle che il calcolatore ha effettivamente misurato, la distanza alla sorgente. La eleviamo al quadrato con la simbologia normale e 1 diviso k quadro diventa, e lo scrivete sotto nome grandezza, 1 su r quadro. Assegnate anche un nome breve e un'unità di misura. Possiamo tranquillamente mettere XXX, in quanto questo serve solo al software per scriverlo sui grafici, ma la nostra unità di misura in questo caso è adimensionale. Premendo invio fate accettare questa definizione al software, che adesso conosce la grandezza 1 diviso distanza al quadrato. Andiamo allora a vedere i nostri risultati in forma grafica. Trascinate l'icona grafico su quella del sensore e quello che vi si presenta è il grafico di intensità luminosa in funzione del tempo all'inizio. Massimizzate e anziché in funzione del tempo scegliete per esempio in funzione della distanza. Potete fare delle considerazioni sulla forma di questo grafico, anche se non è ancora quello che ci interessa. Quello che vogliamo vedere è il grafico sì di intensità luminosa, ma non in funzione della distanza, bensì in funzione di 1 su r quadro. Quindi, dalla lista accanto all'asse orizzontale, scegliete Calcoli 1 su r quadrato. I dati appaiono evidentemente allineati tra loro. Per vedere quanto, potete attivare le statistiche col tasto Sigma, autoscalare col tasto più a destra della prima riga e chiedere un fit lineare. I valori numerici sono estremamente buoni. Abbiamo così dimostrato e verificato che l'intensità luminosa diminuisce come 1 sulla distanza al quadrato dalla sorgente. Qualora desideriate normalizzare i vostri dati, è sufficiente creare col calcolatore una grandezza intensità diviso il valore che voi avete avuto come saturazione, nel nostro caso 45,4%, e dargli nomi, unità breve e unità di misura opportune. Così facendo potete utilizzarlo nei grafici. Tale operazione non è tuttavia importante. Quello che è importante è la forma dei grafici che abbiamo visto prima. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.